Le principali tematiche cliniche che spaziano dall'oncologia alla gastroenterologia all'urgenza, con un'attenzione particolare all'organizzazione delle reti stroke, patologie traumatiche muscolo-scheletriche, se ne è parlato a Salerno, nell'aula Scozia dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno, in occasione della terza edizione del convegno sul tema Le luci sulla radiologia, organizzato dal dottore Mattia Carbone. Un convegno di livello nazionale che ha visto la partecipazione di relatori provenienti da più parti d'Italia. Quest'anno partiremo dalla gestione delle emergenze addominali per passare alla rete stroke, che è una fiore all'occhiello di questa azienda e che è un problema centrale, diciamo, nazionale, e che si sta affrontando qui nel migliore dei modi. Poi passare ad affrontare problematiche tipo oncologiche sulle due neoplasie, le vie biliari, la colecisti e la prostata, che hanno in questo momento il maggior interesse di tipo nazionale in ambito di diagnostica per immagini, perché le novità tecnologiche ci consentono una diagnosi migliore e precoce e una migliore capacità di intervento. Chiuderemo poi il corso con un focus sulla patologia muscolo-scheletrica, che è un argomento sempre di grande interesse e attualità, ed infine con una bellissima interazione con il televoter, che vedrà premiati i partecipanti che avranno acquisito più notizie utili riguardo questo convegno. A confronto, diversi docenti universitari provenienti da più atenei italiani. Sì, devo dire che a Salerno abbiamo portato, diciamo, le eccellenze nazionali, sono presenti i maggiori esperti nazionali da tutte le università, da Bari, Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, ci sono un po' tutti, devo dire, questo è anche grazie alla società italiana di riferimento, la SIRM, che è sicuramente una delle società scientifiche, se non la società scientifica italiana di maggiore importanza, ha oltre 10.000 iscritti. E questa grande capacità della società scientifica di coagulare, insieme ai buoni rapporti che personalmente anche col dottore Saponino abbiamo con tutte le università italiane, ci ha consentito di avere un parterre veramente di eccellenza, e abbiamo sicuramente i più grandi esperti, il professore Carrafiello, il professore Miele, il professore Fonio, la professoressa Romano, ci sono un po' tutti, non mi scorderò sicuramente qualcuno, ma il professore Barile, ci sono il professore Brunese, ci sono le eccellenze nazionali in ambito radiologico, capitanate dal professore Rotondo e il professore Grassi, che da sempre ci dirigono ormai da anni la radiologia nazionale, quindi siamo veramente molto contenti. Quali sono gli investimenti da parte dell'azienda ospedaliera di Salerno per quanto riguarda la diagnostica per immagini? Faccio una premessa: gli investimenti sono fondamentali, in modo particolare quelli tecnologici nell'interno di una disciplina come la radiologia, perché avere attrezzature sempre più moderne, sempre più all'avanguardia, oltre che stare con i passi, quindi significa essere aggiornati, significa anche però offrire più qualità, offrire più sicurezza, essere più appropriati nell'erogazione delle cure, quindi vuol dire dare pieno significato alle prestazioni che noi eroghiamo. Noi nell'ambito della radiologia stiamo investendo molto, sia da un punto di vista delle risorse umane, quindi abbiamo rafforzato gli organici, sia da un punto di vista tecnologico. A breve dovrebbero esserci delle nuove tecnologie, in modo particolare un angiografo biplano, che serve a completare il percorso in modo particolare che abbiamo fatto su alcuni settori, tipo particolare quello dello stroke, per fare un esempio, dove diventa fondamentale avere tecnologie che riescono in tempi più rapidi e con una migliore qualità ad poter risolvere gli aspetti sia diagnostici che poi d'aiuto per gli aspetti terapeutici, che in tutti gli altri settori che si avvalgono appunto della radiologia, che ha la caratteristica di essere trasversale, nel senso che è una disciplina interdisciplinare, non c'è disciplina medica o chirurgica che non ha bisogno della radiologia. Questo fa capire l'importanza che riveste la radiologia nell'interno di un'azienda ospedaliera. Tra le patologie affrontate, il cancro della colecisti, che a differenza di quanto si pensa è piuttosto diffuso nella popolazione al di sopra dei 60 anni d'età, con un'incidenza di circa 30 su 100.000 abitanti. Non è quindi assolutamente una malattia rara, viene considerato il quarto o quinto tumore tra quelli gastroenterologi, quindi non deve essere trascurato, perché è un cancro altamente maligno in cui le possibilità di sopravvivenza sono soprattutto legate ad una diagnosi precoce. Non dà sintomatologia, perché questa si confonde con i dolori dell'addome superiore. Professore, come si arriva alla diagnosi del cancro della colecisti? Ci sono due grosse vie. La prima è la diagnosi preoperatoria, quindi fatta con l'imaging, ecografia, TC, risonanza magnetica. Però solo il 30% dei cancri della colecisti si possono diagnosticare prima dell'intervento chirurgico.
il 70% vengono diagnosticati con l'anatomia patologica dopo che è stata fatta la colecistectomia. E questo comporta un management di questi pazienti che è abbastanza particolare, nel senso che se noi facciamo la diagnosi prima della chirurgia, è indicato praticamente sempre fare una terapia, una chemioterapia cosiddetta neoadiuvante, cioè prima della chirurgia. Poi si fa la chirurgia sulla guida della diagnostica per immagini che deve stadiare il cancro della colecisti, quindi valutarne la diffusione a livello degli altri organi, a livello eventualmente del peritoneo, e tutto diverso quando invece si diagnostica dopo la chirurgia. In quel caso come si interviene? Bisogna intervenire in maniera precisa, perché è dimostrato oramai che se si fa un secondo intervento nelle neoplasie che hanno già invaso lo strato muscolare, che sono il 90%, la sopravvivenza è molto superiore. Quindi il secondo intervento deve essere fatto dopo una diagnostica che ci fa vedere se esista o meno una diffusione del cancro della colecisti a livello dell'addome, del fegato e degli altri organi. A quel punto si fa una chirurgia che asporta parte del letto del fegato dove si trova la colecisti e tutti i linfonodi loco-regionali della colecisti, cioè i linfonodi che si trovano pericolecistici e lungo il coledo, che è la via biliare principale. Oggi negli ospedali è centrale l'organizzazione del pronto soccorso. Deve essere un servizio a cui il cittadino sa di poter ricorrere in qualsiasi momento ed in tutta tranquillità. È chiaro che in questo campo le problematiche organizzative sono molto importanti. Quelle nostre, dei radiologi, della diagnostica per immagini, sono diventate sempre più centrali. Il paziente, per esempio nel trauma, deve arrivare in un centro dove sa di poter essere trattato in maniera adeguata e l'approccio delle immagini deve essere il più precoce possibile. L'utilizzo dell'esame TC multistrato, oggi di gran moda anche in questo presidio ospedaliero, le apparecchiature sono al massimo livello tecnologico, consente di dire subito se questo paziente deve immediatamente andare in sala operatoria, se io ho il tempo di stabilizzare il paziente, se ho il tempo di ricontrollarlo o se posso andare a un'urgenza cosiddetta differita, che mi consente una gestione più comoda e diciamo più tranquilla. Però è l'organizzazione la parte determinante, la radiologia al centro del pronto soccorso, centro anche di smistamento e di inquadramento e soprattutto un ospedale, un pronto soccorso che ruota intorno a questo presidio centrale in modo da poter accorciare la finestra temporale nella maniera migliore. Si parla sempre di reti tempo dipendenti. Una volta noi parlavamo più semplicemente di golden hour, l'ora dorata, quei primi 60 minuti nei quali se il paziente arriva a trattamento vede un significativo aumento della sua chance di sopravvivenza, che è la cosa che in urgenza ovviamente è quella determinante e più importante. Professore, anche il ruolo dei medici che lavorano sulle ambulanze e dei medici di medicina generale diventa fondamentale. Questo paziente meglio arriva inquadrato in ospedale, tutto tempo guadagnato. Anche pochi minuti, anche 5 minuti, 10 minuti, abbiamo detto che giochiamo su una finestra di un'ora, quindi 60 minuti, far arrivare un paziente già monitorato, pressione, età, storia clinica, tutte quelle notizie che si riesce a dare sull'ambulanza naturalmente sono favorevoli. E sono favorevoli e importanti per la prognosi. Il ragionamento dei medici in medicina generale può essere molto importante se vengano inquadrati, anche con l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici, nella scelta del presidio. È importante che il paziente sappia dove andare per essere trattato nella maniera migliore, perché poiché noi giochiamo sempre su 60 minuti, se si sbaglia il posto nel quale il paziente va, io gli tolgo una chance importante di guarigione e sopravvivenza. In Campania è stata istituita la rete stroke in base ad un decreto regionale. Anche nell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno è attivo questo servizio ed il ruolo dei radiologi è fondamentale. Noi come neuroradiologi interventisti offriamo sia tutta la parte diagnostica, anche la parte terapeutica, che si intende la tromboaspirazione, che è un concetto abbastanza semplice però abbastanza difficile ad attuarlo, cioè andare a togliere il trombo che si è creato all'interno del vaso importante a livello cerebrale. Oltre anche ad effetti lo stroke, sappiamo benissimo che lo stroke è sia ischemico che
emorragico, oltre all'emorragia intraparenchimale, l'emorragia subaracnoidea, e qua possiamo dire gli aneurismi sono almeno una ventina d'anni che li trattiamo con un certo successo. L'azienda ospedaliera universitaria di Salerno ha attivato recentemente un'applicazione che viene utilizzata in particolare dal 118 e dai medici di medicina generale. Abbiamo messo a punto un'applicazione molto importante, noi e il Cardarelli, ovvero sia il dottore Mario Muto, insieme al dottore Daniele Romano e noi di Salerno, un'applicazione viene scaricata sul telefonino che in base alla sintomatologia ci dà la possibilità di indirizzare il paziente con lo stroke ischemico nell'ospedale più opportuno, perché sappiamo benissimo che la rete stroke è costituita da hub di secondo livello in cui sono tutte le presenti tutte le specialità, compresa la stroke unit, in cui si fa sia la trombolisi per via endovenosa e sia la tromboaspirazione meccanica dal neuroradiologo interventista. Invece lo SPOC è il primo livello, cioè dove si fa la trombolisi solo per via endovenosa. Quindi questa applicazione ci dà l'opportunità, molto semplice, mettendo il paziente, la sintomatologia e altre varie componenti, ma semplicissimi, e quindi ci dà una geolocalizzazione dell'ospedale più vicino in relazione alla sintomatologia del paziente. All'evento era presente anche il presidente Antonio Rotondo della Federazione Italiana delle Società Mediche dell'Area Radiologica, che riunisce le 5 principali associazioni e realtà scientifiche del comparto. Il dottore Saponiro, che è il capo dipartimento della diagnostica per immagini, e il dottor Carbone, che è il responsabile della radiologia, hanno voluto utilizzare questo titolo della manifestazione per non mettere in evidenza quelle che sono le luci e le ombre, ma quello che è in analogia a quello che si fa a Salerno, l'illuminazione della città, illuminare, rendere visibile quello che sono gli avanzamenti tecnologici della diagnostica per immagini oggi, e sicuramente è quel valore aggiunto in più che la diagnostica per immagini dà alla medicina nel senso olistico del termine, ovvero la diagnostica per immagini ha permesso di fare vedere, di rendere noto quello che il clinico sospettava ma non aveva la possibilità di valutare quantitativamente. Prima si poteva sospettare la presenza di una malattia e, diciamo così, la diagnostica per immagine tradizionale ce ne dava la contezza. Oggi l'analitica valutazione dell'estensione dei processi e, nell'ambito oncologico, anche una predittività del processo neoplastico ha messo la diagnostica per immagine fra quelle tecniche insostituibili nella gestione del paziente oncologico e non.